Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel tutorial di oggi voglio fare un progettino di nuovo molto semplice, ma secondo me carino e molto utile, perché ho deciso di utilizzare le mie buste del pane che avete già visto in altri miei video per realizzare questi contenitori per i regali, per i vostri regalini di Natale. Perché a volte magari non si fanno dei regali enormi, basta il pensiero, però secondo me basta il pensiero messo in una busta fatta così, fatta a mano, e cambia tutto, si presenta tutto in un altro modo. E visto che questo è un progettino molto veloce, volevo darvi appunto qualche spunto per poter utilizzare il mio kit di carte di Natale, Christmas Time, e in questo caso ho utilizzato anche il kit di etichette abbinato che ho realizzato, che è formato da, vi faccio proprio vedere velocemente, queste sono solo alcuni dei fogli, perché poi ci sono anche delle buste che vedrete, vi farò vedere mentre realizzo una busta. Quindi ho utilizzato, diciamo, tutti e due i pacchetti per fare gli sfondi e per decorarli. E nello specifico, allora, noi adesso ne faremo una insieme, però vi faccio vedere quelle che ho già realizzato nel particolare. Sono molto semplici da fare perché vedete che non ho fatto nient'altro che ritagliare con un po' di fantasia, abbellire con qualche, in questo caso ho messo la solita garzina, questi sono dei centrini per i dolcetti. In questo caso ho utilizzato, vedete, una di queste, le faccio vedere qui. Questo fa parte del kit di etichette dove ho messo questi quattro bigliettini che ho ritagliato e poi ho decorato ulteriormente con delle etichette, così c'è anche il posto eventualmente per scrivere una dedica. E questo l'ho chiuso semplicemente con una graffetta che ho decorato sempre con un'etichettina del kit, così mi rimane libera l'apertura e poi l'ho chiusa in questo modo. Ho incollato delle paillettes per dare ancora un po' di luce al tutto. Questa è la seconda che ho decorato anche nella parte posteriore. L'ho decorata semplicemente con dello stencil e con la fustella Merry Christmas, che c'è fustella e fiocchettino. Ve la faccio vedere. Questa è la fustella che ho utilizzato per la scritta e per il fiocchetto. È una fustella molto carina perché ha intanto la scritta Merry Christmas in due versioni un po' diverse, con due dimensioni diverse. Poi c'è questo fiocchettino che è molto molto bello, realizzato con due carte diverse ed effetto. Comunque, per la fustella e per tutto il materiale che ho utilizzato per realizzare queste bustine, se andate nella descrizione del mio video, trovate il link a tutti i prodotti che ho utilizzato e che ho già diviso per vari settori, così li trovate in maniera più veloce. Allora, in questo caso ho di nuovo utilizzato come base proprio dei particolari che ho strappato con il mio righello che avete visto utilizzare in tantissimi video che ho fatto, che dà questo effetto tutto seghettato sui bordi che rimane sempre molto molto bello, che trovate anche questo nell'elenco dei prodotti. E poi ho attaccato semplicemente dei centrini, vedete, dei particolari di etichetta, questo è molto semplice, e poi l'ho decorato semplicemente con delle paillettes. E poi per ultimo, questo è uno di quelli che mi piace di più, anche se è semplicissimo come è venuto, però a mio gusto mi piace molto. Allora, in questo caso ho utilizzato una fustella, scusate, uno stencil, dove ho picchiettato con dell'acrilico bianco molto leggero, vedete l'effetto qui degli alberi. E poi sono andata ad applicare sia la carta che i particolari degli alci qui dei cervetti che ho ritagliato
da questa pagina del kit Christmas Time. Ho attaccato anche qui le paillettes, il solito centrino un po' più grande. In questo caso ho utilizzato questa spilla che è molto particolare, carina, e ho chiuso in questo modo la busta. Ah, ecco, qua sul retro ho anche qui passato con il distress uno stencil con i fiocchi di neve e ho attaccato un particolare delle etichette che è questo, anche qui per dare la possibilità di scrivere qualcosa direttamente sulla busta. Una cosa che non so se si vede, mi piacerebbe, ma non sono sicura. Ho utilizzato il mio solito pennarello che utilizzerò anche adesso che faccio la busta, che lascia questo effetto glitter bellissimo, che ho in questo caso passato anche proprio sugli alberi. Infatti sono tutti belli luminosi. E qui forse si vede meglio perché con la telecamera diventa difficile vedere, ma forse qui si vede di più sulla stella di Natale, che è diventata molto luminosa. Io ho passato questo pennarello in tanti particolari, anche qui sulle campane, e anche se non rende molto con la telecamera, vi assicuro che l'effetto guardandolo è veramente bello. Appena batte la luce sopra, diventa cangiante, brillante e bellissimo. Quindi queste sono le tre buste che avevo già realizzato per spiegarvi un po' il progetto di oggi, e adesso andiamo a realizzarne una insieme. Allora, partiamo dalla nostra busta del pane che avete visto già in altri miei video, perché con il kit che trovate nell'elenco dei prodotti ci sono tante buste, ma io le ho quasi finite perché le ho utilizzate per fare un po' di tutto. Comunque, allora, questa è la partenza. Direi di intanto occuparmi del retro della busta perché lo voglio un attimino decorare come ho fatto con questi. In questo caso qua vado a prendere, allora, lo decorerei semplicemente così, con del bianco, il pennellino per lo stencil, questo, vado a bagnare il pennello in questo modo, poi però vado a scaricarlo bene su uno Scottex. E poi prendo uno stencil, io prendo questo stencil qui e vado a appicchiettare in maniera leggera in modo che in certi posti sia un pochino più evidente e in certi posti un po' meno, così questo particolare qua che mi piace un po' damascato in questo modo. Così. Vedete che è una cosa proprio leggera, leggera, niente di che si veda più di tanto, giusto per abbellire un attimino anche la parte dietro della busta. Poi vado a prendere un pennellino, questo, bagno, è già nell'acqua, quindi vado a bagnare bene e vado anche ancora a sporcare così che fa subito, pennellino bagnato, eccoci, che fa subito Natale, tipo neve, in questo modo qui. Così abbiamo decorato anche la busta nella parte posteriore. Ora lasciamo asciugare un attimino e facciamo la stessa cosa sulla parte frontale della busta. Ora, anche qui vado a fare dello stencil, ma veramente in maniera proprio appena appena accennata, tanto andrò poi a decorarla, quindi si vedrà molto meno la parte sottostante, però giusto per dare un pochino di movimento anche a questa parte qui, vado a fare un pochino di stencil leggero anche qua. In questo modo farei ancora appena appena qui e basta. Così
così. E anche in questo caso vado a fare, vado a sporcare, diciamo, la mia busta con gli schizzi bianchi, così. Qui mi è saltato via un pezzettino di pennello. Ok. Ecco. Chiaramente più il pennello è piccolino, io adesso ho usato un pennello proprio piccolo, 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 perché voglio che gli schizzi siano microscopici. Se usate un pennello più grosso vi vengono delle macchie molto più evidenti, ma io le volevo così. Ok, quindi la base, vedete che sul davanti è appena appena decorata, ma proprio perché tanto verrà, adesso vedrete, ma verrà praticamente coperta. Allora, come prima cosa attaccherei un, dunque, questo è uno dei miei ultimi acquisti di cui sono molto molto soddisfatta, anche questo lo trovate nel link dei prodotti, è un nastro tinta avorio, quindi per le cose vintage che faccio io è perfetto, ma la particolarità è che ha l'adesivo sul retro. Questo vuol dire che in un attimo lo potete attaccare dappertutto. Io ho immaginato anche per fare i gianjur agli album, quindi per decorare la pagina, le pagine sul bordo, in un attimo lo attaccate e l'effetto rimane bellissimo, quindi lo vedrete utilizzare molto nei miei prossimi lavori, perché mi piace veramente tanto. Quindi comincerei con l'applicare, poi è velocissimo, cioè proprio è velocissimo da utilizzare, quindi che non guasta mai. Così uno può fare tante cose nel minor tempo possibile, perché non so voi, ma io veramente ho sempre meno tempo, non so. Mi sembra che la giornata sia cortissima, eppure le ore sono sempre quelle. A volte vorrei fare tante cose, che ne faccio già tante, credo, perché obiettivamente non sono una persona che sta con le mani in mano, però avrei bisogno di più tempo. Quindi, tra l'altro, questo adesivo è molto molto tenace, per cui si incolla molto bene. Ok, quindi andiamo ad attaccare, eccoci, rimane attaccato benissimo e l'effetto vi assicuro che è proprio bello, sono proprio soddisfatta. Idem per questo washi tape, che anche questi sono comodi perché sono adesivi e in un attimo si possono incollare e abbelliscono subito, in maniera subito, tutto in un attimo, quindi sono proprio carini. Ok, quindi anche qua tagliamo, danno subito luce obiettivamente, quindi vedete che con due cosine da niente abbiamo già praticamente illuminato la nostra busta. Ora cosa vado a fare? Vado ad incollare dei particolari che chiaramente, come faccio di solito, io ho già ritagliato, perché altrimenti veramente i video diventano lunghissimi e poi giustamente non è importante farvi vedere come ritaglio le cose. Comunque, giusto per spiegarvi, questo particolare l'ho ritagliato da questo foglio. Allora, questo lo vorrei attaccare più o meno così. Adesso prendo il mio distress, perché passo tutto col distress, perché chiaramente cambia subito tutto l'effetto, sembra tutto in rilievo, anche se non mettete uno spessore sotto, se voi passate il distress così nei bordi, comunque date un rilievo diverso alle cose che incollate e quindi sono più belle. E vado ad incollare in questo punto il mio particolare. Allora, ultimamente non so se ve ne siete accorti, ma sto usando questa colla per tutti i particolari in carta, perché ho visto che, allora, intanto è un beccuccio sottilissimo e quindi si presta proprio bene anche ad attaccare i particolari. Poi è trasparente, quindi se deborda non si vede, e incolla benissimo. E quindi sto usando quasi sempre questa. Prima usavo molto di più la colla
la colla stick, però devo dire che questa è più comoda da mettere, mi piace perché non indurisce molto la carta e funziona benissimo. Quindi metterei questo qui, questo particolare qui, e poi allora vediamo un po' nei miei allora intanto questa giusto per è una delle buste, ve le faccio vedere perché le ho già ritagliate e le ho già utilizzate per mettere dentro i particolari, fanno parte del kit etichette. Quindi abbiamo sia questa che questa e anche quella piccolina che utilizzerò da incollare sulla busta che sto facendo in questo momento. Allora, questa è una delle buste piccoline perché ve la faccio vedere stampata, dove ce l'ho? Perché l'ho stampata proprio per farvela vedere. Perché così non la trovo. Ah, eccola qua, non la trovavo. C'è un foglio dove ci sono due buste piccole e poi due fogli con le due buste grandi che vi ho fatto vedere prima, con queste buste qui un po' più grandi. E praticamente questa è una delle due, è questa qua. E quindi la dimensione, vedete che ottenete alla fine una volta ritagliata e montata, è questa. Qua cosa ho fatto? Ho intanto utilizzato sempre un particolare del kit etichette che semplicemente va tagliato e piegato per fare, ho fatto i miei bigliettini, così sono semplicissimi, ci stanno perfettamente dentro, vedete in questo modo, e poi ho ritagliato dagli abbellimenti del kit una stella di Natale e l'ho incollata solo nella parte sottostante in modo da poter bloccare la mia busta. Anche questa la passo col distress, così rimane più bella. E pensavo di andarla ad incollare in questo modo qui. Così abbiamo anche la nostra busta con la nostra cartolina dentro per poter scrivere qualcosa. Visto che si suppone che dentro ci sia un regalo, è bello avere anche già il bigliettino, così non dovete mettere il bigliettino dentro. Quindi diciamo che io vado ad incollare subito la mia busta perché ho bisogno del riferimento per fare il lavoro successivo. Quindi vedete che è proprio sottile sottile la colla che lascio. Quindi è proprio bello. E vado a metterlo qui, così. Ok. Ora ho ritagliato dal kit dei particolari che sono questi. Ok, vediamo un po'. Allora, ho ritagliato questi particolari dalle varie carte, dalle varie etichette e poi ho fatto la stella di Natale tridimensionale. Vi ho fatto già vedere come farla nel video precedente che ho fatto, quello del portagioie. Quindi io l'ho già realizzata così non perdiamo tempo e abbiamo questa stella di Natale fatta con tre dimensioni diverse in modo da dargli più rilievo. E io volevo andarli a montare in modo da praticamente fare quasi che si sovrapponesse, che sembri una cosa unica con questa in questo modo qui, per dare continuità. Per cui cosa faccio? Vado ad incollare prima questa. La incollo solo nel centro perché con l'ho già un po' lavorata in modo da renderla un pochino più gonfia qui sui bordi, così è più bella, rimane un po' tridimensionale. Poi andrei a mettere questo qui. Quindi vedete che veramente basta tagliare i particolari, andarli ad incollare boh, con un po' di fantasia e poi si può fare veramente un po' di tutto qua. Non è. Allora, questa mettiamola così, così non mi copre la stella, perfetto. E adesso vado ad incollare questa. Metto la colla solo al centro, tanto è sufficiente, e la vado a mettere qui così, così in questo modo. Schiacciamo bene in modo che la tengo solo un attimo premuta in modo che faccia presa un secondo e poi posso anche lasciarla. Ok, è già incollata.
Ora, una cosa che volevo ancora fare è mettere un pochino di garza. Allora, facciamo così. Intanto la voglio sporcare con, perché bianca non mi piace. Quindi cosa faccio? Tanto è veramente un attimo. Prendo i miei pennarelli che avete già visto utilizzare, che sono molto molto versatili anche questi, e vado a prendere tra i vari colori, perché ce ne sono veramente tantissimi. Prenderei non il rosso, ma questa volta la farei, prenderei il verde. Quindi prendo questo verde e magari un po' di giallo oro, quindi questo qui. Ok. E devo semplicemente fare questo lavoro. Allora, questa è fin troppo lunga, quindi la taglierei perché non mi serve tutta. Allora, vado semplicemente, guardate, a sporcare un po' con i due colori, così. Poi vado a spruzzare dell'acqua. Con questo potete colorare, potete fare tantissime cose. Adesso magari faccio vedere anche come va bene per dare le sfumature. E poi niente, vado semplicemente a sporcare un pochino la mia garzina in questo modo qui, che prenda solo un po' di colore. Ok. Perfetto. Metterei ancora un po' di oro che dà luce. Così. Acqua. Poi, come forse vi ho già detto in qualche video, non lo so, ma ve lo ridico perché tanto è importante. E se voi sporcate una garza, un pezzo di stoffa, qualsiasi cosa in questo modo, comunque non vi rimane appesantito, cioè quando una volta che si asciuga rimane tutto il materiale rimane come era prima, perché praticamente qua stiamo solo parlando di acqua colorata, non è come sporcarla magari con degli acrilici, un qualcosa che poi una volta che si asciuga rimane molto più spesso. Ecco, per esempio potrei, ecco, faccio così, l'attacco qui, anziché, sì, mi piace. Quindi facciamo così. Allora, andiamo a mettere la colla, sempre la solita colla, sporchiamo un po' e andiamo ad attaccare la mia garzina in questo modo qui. Ok. Guardate, vedete veramente con niente come rimane carino. Ora farei ancora una cosa, metterei qui un'etichettina, quelle del kit, sempre di buon augurio. La sto sporcando chiaramente, e anche il fiocchettino che ho ritagliato lo sporchiamo un attimino, così viene più carino. Ok, e vado ad incollare qua, così riempiamo anche un pochino questa parte. Ok, chiaramente queste sono solo delle idee, poi ognuno con la propria fantasia può veramente spaziare e fare. Tra l'altro ne approfitto per fare i complimenti veramente a, ecco, guardate, questo qua lo mettiamo così, così un po' dentro, un po' fuori, per fare i complimenti alle mie creative iscritte sul mio gruppo Facebook privato. Perché stanno postando dei lavori che sono a dir poco fantastici. Io sono veramente contentissima a vedere utilizzate le mie carte così, veramente mi riempie di gioia e di soddisfazione, perché stanno proprio facendo dei lavori uno più bello dell'altro. Infatti ho cominciato anche a pubblicarli sulla mia pagina Facebook perché voglio veramente che li vedano tutti, perché sono delle cose bellissime. Infatti sono proprio curiosa di vedere quello che verrà fuori con i miei kit, con il mio kit di Natale, perché ho già visto dei lavori bellissimi e immagino quelli che vedrò nei prossimi giorni. Sono proprio curiosa, curiosa. Allora, in questo caso per la chiusura,
Dunque, come facciamo la chiusura questa volta? Vediamo un po'. Visto che c'è lo spazio, potrei piegarla. Sì. Allora, facciamo così. Giusto per cambiare un po'. Vado a prendere un attimo il mio piano di taglio, che è importantissimo anche questo. Non so se voi lo usate, ma comunque è una cosa che serve tantissimo. Questo altro righello che è pieno di decorazioni che si possono fare in un attimo. Per esempio, si potrebbe anche fare questa, o questa, o questa, ma magari questa all'interno. Guardate, pensavo di fare questa, però no, ho cambiato idea. Faccio questa qui perché l'ondina mi piace. Allora, proviamo, questa non l'ho ancora utilizzata e quindi voglio provare a farla. Allora, andiamo a tagliare con il cutter direttamente contro la riga, perché tanto è di metallo e vi serve, va benissimo come guida e vi permette di tagliare direttamente. Così in un attimo avete la vostra forma. Ok, togliamo tutto. Andiamo anche qui a sporcare con il distress la nostra busta, così rimane più bella. La sporchiamo anche di lato, che non l'ho ancora fatto, molto velocemente, così anche dall'altro lato. Ok, così. Ora possiamo mettere, dunque, vediamo un po'. Possiamo mettere il centrino, tipo, ma anche no, facciamo così, lo pieghiamo, visto che sto facendo anch'io delle prove, perché sapete che non è che io preparo prima le cose, quindi vediamo un po'. Sì, possiamo fare così, mi piace di più. Quindi vado a piegare in questo modo, schiaccio bene. Ok, sì, così mi piace di più. Quindi pieghiamo, guardate che carino, e vado a mettere il mio centrino qui, così, che dà solo un po' di motivo e mi decora la parte dietro. Ok, piego anche qui. Dove l'ho messo? Perdo tutto, non vedo più niente. Eccoci. Pieghiamo e andiamo ad incollare. Quindi, colla. Ne spargiamo appena appena un po' qui, un po' là, tanto il centrino è talmente sottile che in una frazione di secondo si incolla. Quindi qua così. Perfetto. Mettiamo un po' dritto. Ok. Così. Vedete che così abbiamo abbellito in un attimo anche dietro e anche qui sul davanti. Così. Ora vediamo un po' se ci sta una delle etichettine. No, mi copre tutto, quindi anche no. Possiamo fare così però. Allora, visto che voglio mettere qua, non mettiamo più l'etichetta, ma cosa facciamo? Andiamo a ritagliare, così vediamo anche come in un attimo facciamo che riutilizzare in maniera un po' diversa, così la rimpiccioliamo, vediamo se così va bene, se mi piace. Ok, così la mettiamo qui sulla mia busta, che non dà fastidio perché così continuiamo ad aprire la busta. Passiamo il distress, allora qua arrotondiamola, così rimane per coerenza come dall'altro lato, e anche qui arrotondiamo un po' di più, così. Passiamo al distress e andiamo ad incollare.
modo qui. Ok, guardate un po'. Ora chiudo solo un attimo la colla così. Ok, volevo farvi vedere, vado a passare chiaramente il mio pennarello luminoso su, vediamo un po' se riesco a farvi vedere l'effetto, secondo me sì, si vede, dovrebbe vedersi l'effetto che dà subito questo pennarello, eh? È bellissimo, a me piace da matti questo effetto qua, perché è proprio contro luce, è delicato e fine da matti, e quindi mi piace tanto. Lo sto usando adesso sulle cose di Natale, ma non è detto, è solo sulle cose di Natale, perché comunque vi assicuro che rimane proprio una cosa delicata. Anzi, se qualcuno l'ha già preso, l'ha già comprato e l'ha già usato, scrivetemelo nei commenti come vi siete trovati, perché secondo me questa è proprio una cosa carina. Quindi lo mettiamo un po' dappertutto, così, anche qua per esempio, se lo metto qua sul centrino, voi adesso probabilmente non riuscite a vedere bene l'effetto, ma vi assicuro che cambia tutto. Lo mettiamo anche qua sul fiocchettino, così. Ok, e questo è, e lo metto anche qui sulla lama dei pattini. Ok, così anche lì c'è un po' di luce. Ora un'ultima cosa che voglio fare è, prendiamo delle paillette così, e andiamo, allora, dov'è il mio attrezzino? Non so se ve l'ho già fatto vedere questo, che è un'altra cosa comodissima. Dunque, ve lo faccio vedere se lo trovo intanto. Ah, eccolo qua. Questo è uno strumento, il quick stick, che vi permette di, alla punta appiccicosa, e quindi di prendere tutte le cosine microscopiche che non sapete mai come prendere con le pinzette, perché appena le prendete vi cadono, e quindi alla fine io prima di utilizzare questo strumento utilizzavo molto meno paillette, strass, perché veramente ogni volta che dovevo attaccare qualcosa ci mettevo una vita. Invece con questo strumento qui le cose cambiano, perché in un attimo, adesso vedete, pizzicate, si incolla e appoggiate sul dove volete, e in un attimo attaccate le paillette o gli strass o quello che preferite. Allora, utilizzo sempre la mia colla, perché come vi dicevo, essendo trasparente è perfetta per fare queste cosine qui. Vado a metterne due punti, intanto ne metterei uno qui e uno qui, perché voglio mettere qua le paillette, queste qui dorate. Quindi voi la puntate e la andate ad appoggiare semplicemente in questo modo qui. Capite che è un'altra vita. E poi volevo anche mettere, vediamo un po', volevo anche mettere qualche paillette così in giro, però le metterei chiare, che rimangono più fini così. Per cui vado a prendere queste bianche, le piazzo qui dove ho messo la colla. Sì, qua ne ho presa più di una, aspettate un attimo, perché qua dentro ho anche delle palline, c'è un po' di tutto, quindi così. E andiamo a piazzare le altre. Avevo messo solo tre punti di colla, ah no, un altro, eccolo lì, non me lo ricordavo, qua, perfetto. Quindi avete visto che in un attimo potete incollare strass, paillette, che fanno subito motivo, sono subito belle. Anzi, guardate, ne metto ancora una qui, ne voglio mettere una qui sulla garzina, qua. Ok, e anche qui, esageriamo oggi. A Natale ci sta, sulle cose di Natale,
Sono anche belle queste, questi particolari luminosi. Eccoci, basta così però. Mio messe anche due qui sulla garza. E in questo caso per chiudere ho utilizzato queste mollette che si usano molto sullo scrap per tenere fermo, potete usarlo per tenere fermi dei particolari nei junk, per fare delle chiusure. Infatti forse come prodotto l'ho messo nelle chiusure. Non ricordo se l'ho messo negli abbellimenti, nella cartella abbellimenti o chiusure, perché comunque in questo caso ecco, io lo userò per chiudere la mia busta. Ho attaccato semplicemente un fiocchettino sopra e il gioco è fatto. Anche il video di oggi è terminato, spero di avervi dato qualche spunto, qualche idea per così decorare i vostri contenitori, le vostre buste per contenere i vostri regali di Natale. E, se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E mi raccomando, continuate a fare come avete sempre fatto, cioè quando fate i lavori, con il mio materiale, con i miei tutorial, insomma, postateli, mandatemi le foto perché questo mi riempie veramente, veramente di soddisfazione e mi fa veramente piacere. Diciamo che detto questo non ho più niente da dire perché il video di oggi è inutile che vi dica che è stato semplice perché ve lo dico tutte le volte. Ultimamente sto facendo dei lavori molto molto semplici, quindi veramente alla portata di tutti. Non mi resta come al solito che augurare buona creatività e ci vediamo con i prossimi video. Un bacione a tutti e buona giornata.